Formazione 4.0 e contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo importante dei crediti d'imposta da parte degli imprenditori delle PMI italiane negli ultimi anni ha, diciamo così, stimolato l'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate che sta lavorando per analizzare appunto tutti i progetti dei contribuenti italiani che hanno appunto utilizzato questi crediti d'imposta. Una delle contestazioni principali che vediamo riguarda proprio la non afferenza, la non corrispondenza tra quello che è l'oggetto sociale della società e il piano della formazione 4.0. Questo perché talvolta i consulenti che svolgono questi piani per consentire all'imprenditore di utilizzare il credito d'imposta non analizzano per bene qual è il business della società. Il rischio è poi quello di vedersi delle contestazioni da parte della finanza che dice: ma in realtà questa società con la cyber security, con il protection data ci entra davvero poco. E quindi è importante fare bene attenzione quando vengono stilate le relazioni relative ai piani formativi, far sì che la relazione sia corrispondente, sia aderente a quello che è l'oggetto sociale che svolge la società, perché altrimenti il rischio è poi quello di perdere in contenzioso e di vedere, come dire, negato il credito d'imposta. Per cui se sei un imprenditore che ha aderito al 4.0, che ha utilizzato dei crediti d'imposta e ha adesso delle contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, sappi che possiamo darti un supporto e possiamo aiutarti a superare la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso un'analisi accurata di quella che è la contestazione, ma anche di quello che è il piano formativo che hai utilizzato per usufruire del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per farlo devi andare sul nostro sito www.fortax.it e lasciare i tuoi contatti. Faremo una chiamata insieme, analizzeremo con te, assieme a te, la situazione, la documentazione, cercheremo di capire come possiamo aiutarti a superarla e a ritornare a lavorare in serenità. Ci vediamo alla prossima.